Per quanto concerne la richiesta di realizzazione di un resort hotel presso la marina di Lido Marini, il comune di Ugento sta cercando innanzitutto di esaminare attentamente tutta la documentazione pervenuta, fermo restando che siamo ancora ad una fase iniziale. La posizione dell'amministrazione comunale, fermo restando che indubbiamente su una materia così delicata si dovrà esprimere il Consiglio Comunale, però per quanto mi riguarda, quale sindaco, sarebbe auspicabile decidere in ordine a questi insediamenti di inserirli o meno in una più ampia programmazione urbanistica. Quindi l'amministrazione comunale si attiverà, così come previsto dal programma amministrativo, a attivare ed istituire l'ufficio di piano. L'ufficio di piano metterà mano al vigente strumento urbanistico e all'esito dell'adeguamento del nostro piano regolatore, oggi si chiama piano urbanistico generale, in quella fase, insieme a tutti quanti i portatori di interesse, valuteremo l'opportunità o meno di prevedere l'insediamento di suddette attività. Quindi l'auspicio e la volontà dell'amministrazione è quello di evitare che simili iniziative siano estranee ad una programmazione di carattere generale. Per fare questo dobbiamo noi attivare l'ufficio di piano, lo faremo sicuramente entro il mese di dicembre, dopodiché, attivato l'ufficio di piano, saremo messi tutti nelle condizioni di valutare, ripeto, se Ugento è ancora oggi nelle condizioni di ospitare questo tipo di strutture, considerato anche l'impatto ambientale, tutte quante le conseguenze di carattere urbanistico, sociale, economico, l'influenza che avrebbe sul piano del parco, sul parco medesimo. Quindi il comune tende a dare una programmazione sia con il piano territoriale del parco, sia con l'adeguamento dell'attuale piano regolatore alle norme sopravvenute e quindi con la stesura del piano urbanistico generale. Anche se magari il comune non si è fatto sentire in base a quella richiesta. Cioè, su questo aspetto, questo è un altro aspetto che secondo me è importante. Il comune si farà sentire nelle sedi, come con gli uffici, in sede di conferenza dei servizi, quando sarà. Però il nostro gruppo consigliare è stato l'unico gruppo consigliare a depositare delle osservazioni in ordine a questa struttura ricettiva, cosa che non hanno fatto altri. Quindi tutte le nostre perplessità, i dubbi o comunque sia una forma di comunque le nostre osservazioni le abbiamo fatte pervenire tramite il gruppo consigliare che, dopo aver preso atto e visione della documentazione, ha ritenuto opportuno soffermarsi su questi aspetti.